Ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento. Perché è tutto buio? Ma come non hai pagato le bollette? Sistemo questa cosa un attimo e arrivo, sigla. Certo che però che figuracce, mamma mia. Ho capito, ma t'ho detto, scadono questa settimana, ma anche te... Ma che abbiamo cominciato? Benvenuti ad un nuovo appuntamento con i CineFX On Demand. Questa volta straordinariamente girati in stile Barry Lyndon, ovvero con luce naturale. Un po' per esigenze di produzione e un po' per esigenze di caldazza, perché a Milano oggi ci sono tipo 90-92 gradi, quindi chiudermi in stanza con le luci in faccia non era proprio la cosa migliore da fare, a meno che non vogliate vedermi pezzare e puzzare come un Town Town di Guerre Stellari. A proposito di pezzare, Sgamo la t-shirt contest! Sgamo la t-shirt contest! E sono sicuro che abbiate indovinato anche stavolta. Ripeto, non è una gara di intelligenza. Oh mio Dio, quale film sarà? È più che altro una gara di velocità. Quindi dovete essere veloci a scrivere il titolo del film corretto per vincere il video a voi dedicato online domani su questo stesso canale. Ma cominciamo con l'appuntamento di oggi. E vorrei cominciare da un film di un regista che io personalmente amo tantissimo, che è John Landis, con un attore che io personalmente amo tantissimo, che è John Belushi. Sto parlando ovviamente di Animal House, chiesto da due di voi, ovvero Andrea Gero e Uzzaferro. Parto sfatando un mito: quando John Belushi si beve la bottiglia di Jack Daniels tutta ad un colpo, no, non era vero Jack Daniels, l'ha dichiarato John Landis. Ha detto, sì, lo sappiamo che la leggenda metropolitana è quella che John Belushi si sia bevuto la bottiglia tutta ad un colpo, e probabilmente John Belushi era anche capace di farlo nella realtà. Ma in realtà, quella nella bottiglia era te. Come succede in praticamente tutti gli altri film che vedete in cui c'è del whisky, quello lì è te. No, non è vero, non era whisky. Ma ti fidi di John Landis o di quello che ti ha detto il tuo amico Gino? E non è tanto per una questione alcolisti non alcolisti, ma è che se un attore deve rifare 18 volte una scena in cui sorseggia il bicchiere di whisky, capite bene che al 18° Chuck quell'attore non è molto in grado di recitare, ecco. E ho detto 18 non proprio a caso, perché 18 sono stati i Chuck di cui hanno avuto bisogno per portarsi a casa la scena in cui Bluto si spacca la bottiglia in testa per far ridere Sogliola quando Sogliola è tutto bello depresso e Bluto gli fa tutte le mosse per cercare di tirarlo su. Ecco, l'hanno dovuta rifare 18 volte quella della bottiglia perché ogni volta l'attore che faceva Sogliola si metteva a ridere. Un'altra cosa buffa di Animal House è la decisione di Donald Sutherland. Gli avevano detto, Donald, tu devi recitare solo 3 giorni per questo film, scegli, o ti diamo $75,000 oppure ti diamo una percentuale sugli incassi. Donald Sutherland ci ha pensato un po' e ha detto, no, secondo me questo film non se lo caga nessuno, quindi datemi pure i $75,000, grazie. E se avesse accettato la percentuale sugli incassi avrebbe guadagnato tra i 3 e i 4 milioni. Facciamo tutti un applausone alla lungimiranza di Donald Sutherland. E siccome ho aperto con John Belushi, mi sembra anche giusto chiudere con John Belushi dicendovi che la scena in cui si riempie il vassoio di roba da mangiare e intanto la mangia era completamente improvvisata, cioè doveva prendere da mangiare e poi andare a sedersi con gli altri. Invece nel primo Chuck ha cominciato a prendere di tutto, a ingurgitarsi di tutto mentre ingurgitava. A quel punto John Landis ha detto, paura, teniamola così. E quindi poi hanno fatto anche, perché non è un Chuck solo. C'è chi di voi mi dirà, Teo, ma sono più Chuck, come ha fatto a improvvisarla se l'hanno girata da più angolazioni? E l'ha improvvisata la prima volta, al regista è piaciuta, e quindi poi l'ha tenuta così. Però come siete puntigliosi, mamma, una volta non eravate mica così, eh. E scusandomi con voi per gli eventuali rumori di fondo che possono arrivare dalla finestra e dal quartiere nel quale vivo, le ambulanze, la polizia, i carabinieri, ci sono sparatorie, gente che ammazza qualcun altro. Vado avanti parlandovi di un capolavoro. E qua in zona i due tempi potenziati con la Polini vanno che è un piacere. Vi parlo di questo capolavoro perché ogni singolo film di Kubrick è un capolavoro, punto. Prendete a schiaffi chi dice il contrario. Grazie a due di voi, Coming46 e Melania Mariano. Raga, però quando avete finito di fare i garini, me lo dite? Perché io sto lavorando qua, sto facendo un video. Il capolavoro in questione, lo avete letto nel titolo, quindi è inutile che mi dilunghi più di tanto, è Lolita! Lolita! Due Lolite c'ho intorno. Beh, la prima cosa subito da raccontare, stupidissima, per chi ha visto il film è stupidissima, per chi non l'ha visto dirà ma va, è che la locandina è diventata famosa perché c'è lei con gli occhiali a forma di cuore, che però nel film non indossa mai. Poi vi posso raccontare che per la parte appunto di Lolita si erano presentate alle audizioni 800 ragazze. Quando però si è presentata Sue Lyon, l'attrice, all'epoca 14enne, sono rimasti tutti sconvolti dal suo fascino, dal...
motorini truccati, appalti truccati. Questa zona è così. Dal suo fascino, dalla sua capacità interpretativa, dalle sue movenze e, a quanto hanno detto dopo aver fatto il film, anche dalle sue pere. Pare che una delle discriminanti per la scelta dell'attrice siano state proprio le sue tette. Sì, lo so che era una ragazzina che aveva 14 anni l'attrice, non posso dire che c'aveva le tette. Ma non l'ho detto io che c'ha le tette grosse, l'hanno detto quelli che hanno fatto il film. Proseguo con un cinefact simpatico. La compagna di Peter Sellers, ovvero Vivian Darkbloom, non c'è nel romanzo di Vladimir Nabokov. Anche perché Vivian Darkbloom è un anagramma di Vladimir Nabokov. E poi, siccome ho nominato quel mito totale di Peter Sellers, andate a riscoprirvi praticamente tutti i suoi film perché è sempre un figo, era l'unico sul set autorizzato da Kubrick a improvvisare qualcosa, perché su Lion aveva a un certo punto preso talmente tanta familiarità con il copione che accelerava un po' le cose, cioè recitava un po' troppo automaticamente, un po' troppo velocemente. A Kubrick questa cosa non andava, allora ha detto a tutti gli attori: modificate un po' le cose, cioè non andate a recitare proprio le battute perfette e precise come sono. Così anche lei sarà costretta un attimino a riadattarsi alla cosa. Ma non troppo. Il troppo lo può fare solo Peter Sellers. E comunque Kubrick pare che si fosse preso talmente bene con Sue Lion che, visto che la ragazza ogni fine giornata di riprese andava a cavalcare, una volta le disse: ciccia, se cadi da cavallo, mi raccomando, mentre cadi, girati. Così almeno non ti rovini la faccia. E probabilmente non ti rovini neanche le tette. Questo secondo me Kubrick non gliel'ha detto, ma l'ha pensato. Il terzo film di oggi è un film dalle atmosfere che mi farebbero piacere in questo momento, ovvero La Cosa di Carpenter. Me l'avete chiesto anche questa in due. Il Joker disoccupato, Joker, spero che tu abbia trovato lavoro a questo punto, e Marco Campa 94. Allora, parto dalla figata sulla cosa. Praticamente all'inizio del film, quando i norvegesi se ne vanno dalla stazione e scappano con l'elicottero, avete presente che gli dicono delle cose agli americani, che però gli americani non capiscono perché questi parlano in norvegese, e praticamente gli dicono il film. Perché praticamente gli dicono, e qua mi fermo perché c'è uno spoiler enorme. All'inizio del film questi norvegesi gli dicono: non andate in quella stazione, andate via, quella cosa non è un cane, è una cosa che imita un cane, quindi andatevene, deficienti. Fine dello spoiler. John, ma pensavi che nessuno al mondo parlasse il norvegese tranne i norvegesi? E poi, la versione in norvegese, com'è? Che cazzo di lingua parlano quelli lì? Il visigoto? Poi vi posso raccontare che parte delle scene sono state girate vicino a un ghiacciaio in Alaska, mentre gli interni del film sono stati girati negli studios di Los Angeles. Ma per dare l'impressione che facesse molto freddo, hanno fatto in modo che facesse molto freddo, ovvero gli studios sono stati portati a una temperatura di 5 gradi centigradi. Sono circa 80-82 gradi in meno rispetto a quello che c'è adesso. E un'altra cosa divertente sulla cosa è che ci sono due personaggi che si chiamano Mac e Windows. Solo che il film è dell'82, quindi la cosa è stata completamente casuale, però questo cane. E concludo il capitolo sulla cosa raccontandovi a tutti i partecipanti alle spedizioni di ricerca e di studio in Antartide, prima di andarci gli fanno vedere il film. Eh certo, così uno parte tranquillo, no? Ah, che bello, vediamo la cosa prima di andare in mezzo ai ghiacci sperduti. Chissà chi saranno quelli attorno a me. Sono proprio contento di aver accettato questa spedizione. E l'appuntamento di oggi si conclude con un altro di quei film che mi avete chiesto in tantissimi, ovvero Interstellar di Christopher Nolan. E tra un po' l'abbiamo anche finita la filmografia di Christopher Nolan, le ho fatti quasi tutti. Evidentemente vi piace tanto Christopher Nolan. Questi fantastici 10 che mi hanno chiesto Interstellar sono Alex Leno, Davi X, Dave Russo, Federek 22, Flavio Furco, Francesco Di Gangi, Mirage Vision Film, The Devil Dan, Simone Riccardi e TJ8V. È inutile che vi dica che anche in Interstellar il protagonista ha la moglie morta. Perché questa è una caratteristica di Nolan, che se non ci mette la moglie morta non è contento. Cara moglie di Christopher Nolan, ma che cosa cazzo? Beh, inizio raccontandovi che la scena del campo di mais, cioè la produzione, ha seminato 500 acri di mais per fare il campo di mais. Nolan lo sapeva in quanto produttore di Man of Steel, dove c'era un'altra scena col campo di mais che era stato fatto crescere apposta, e quindi ha detto: aspetta un attimo che lo rifacciamo in questo film. Alla fine il mais è cresciuto, l'hanno raccolto e l'hanno pure venduto. Come saprete, Interstellar è stato scritto in collaborazione con Kip Thorne, ovvero il fisico, quello studioso che ha un cervello allucinante. Beh, Kip Thorne al team degli effetti speciali
ha procurato una valanga di studi e di equazioni matematiche riguardanti la costruzione, la formazione dei buchi neri, come queste cose avvengono, l'universo e quant'altro. E questi ne hanno fatto tesoro, hanno preso tutti questi appunti e hanno sviluppato un nuovo software per la CGI. I calcoli della CGI erano talmente pesanti che alcuni dei frame, attenzione, non dei secondi o dei minuti del film, i frame, quindi 24 per ogni secondo, un frame richiedeva a volte 100 ore di rendering. Altro che le 47 ore di rendering dei frame di Avatar, che hanno creato un delirio di discussioni sulla pagina Facebook dei Cinefact, sta cosa di Avatar, 47 ore di rendering, oh mio Dio, ma è troppo! E sarà anche troppo, ma sono problemi tuoi, il computer è tuo. No. Beh, per darvi un'idea generale della quantità di dati totale elaborata dai computer che hanno creato gli effetti visivi di Interstellar, vi posso dire che la mole era quasi pari a un petabyte di dati. Un petabyte! C'è il mega, c'è il giga, c'è il tera e poi c'è il peta! Un miliardo di milioni di mega! Stami! La follia di Nolan ha richiesto che alcune delle scene aeree fossero girate montando le cineprese IMAX sul muso di alcuni jet a reazione per fare le riprese. La versione al cinema in IMAX rispetto alla versione al cinema in digitale dura 2 minuti in meno, perché i pizzoni di IMAX possono essere lunghi fino a 167 minuti e non un secondo di più, e il film in digitale durava 169, quello in IMAX 167, e per farci stare anche i titoli di coda li hanno fatti con gli slide, tipo quelli di Renzi, no? Ma i cinefax più interessanti e divertenti di Interstellar sono quelli che riguardano la versione precedente della sceneggiatura, quando ancora era Spielberg che doveva fare il film. E i due film sono diversissimi. A me Interstellar è piaciuto un casino, pur con tutti i suoi difetti, le sue incongruenze, i suoi buchetti. Però, porco cane, non è che si vede spessissimo un film di quel tipo, che ti racconta una roba in quel modo e con quell'idea del Tesseract... Scusate. E con quell'idea del Tesseract finale, che è una figata! Quella scena lì, tra l'altro, e non è mica girata con la computer grafica, è girata dal vero, era un set. Ah, mica computer. No, è girata dal vero. Ma dicevo della sceneggiatura precedente. Allora, innanzitutto la spedizione deve andare su un solo pianeta e non su un paio di pianeti come nel film di Nolan. Devono andare sul pianeta di ghiaccio e una volta arrivati sul pianeta di ghiaccio avrebbero trovato una botola, tipo quella di Lost. E accanto alla botola i resti di una bandiera rossa, che non è la bandiera rossa trionferà, ma è la bandiera della Repubblica Popolare Cinese. Sì, perché voleva dire che i cinesi erano già arrivati su quel pianeta 30 anni prima, al che loro entrano nella botola, trovano un bunker e scoprono che tutti gli astronauti sono morti. Ma perché sono morti? E capiscono che sono morti perché nelle vicinanze c'è un buco nero che emette radiazioni 20 ore al giorno. E quando se ne accorgono proprio 5 minuti prima che quelle 20 ore comincino, e quindi devono tarellare di brutto per scappare via. Ma la differenza più divertente tra il film di Nolan e il film che avrebbe dovuto fare Spielberg è quella che riguarda la sfera emozionale di Cooper. E intanto la figlia Murphy nel film di Spielberg era un figlio, ma vabbè. Cooper e la Brand nel film di Spielberg si sarebbero avvicinati molto, si sarebbero addirittura innamorati, e non solo. In una scena del film li avremmo addirittura visti scopare! Quindi a questo punto non lo so se è meglio il film che abbiamo visto o il film che non vedremo mai. Cosa ne pensate voi? Vi è piaciuto Interstellar? Vi sarebbe piaciuto l'Interstellar di Spielberg? Non vi è piaciuto Interstellar? Ditemelo qua nei commenti. Ditemi anche i film di cui volete che io vi faccia un Cinefact e io ve lo faccio, come sto facendo ormai da mesi. Ho promesso che non vi dirò di condividere i video, di iscrivervi alla pagina Facebook dei Cinefact e di iscrivervi a questo canale YouTube. Quindi non ve lo dico. Questo video è finito. Lo so, c'è gente tra di voi che si sta strappando i capelli, c'è gente che sta piangendo, c'è gente che si sta dando fuoco. E voglio ancora il Cinefact. Ah, dici che non sta succedendo niente di tutto ciò. Quindi ci vediamo domani con un altro fantastico appuntamento con lo Sgama la T-shirt Contest, che so che vi piace molto. E venerdì prossimo con un altro video dei Cinefacts on Demand. Piccola precisazione: il mio piccolo, caro e adorato Zoomer non è morto, è semplicemente finita la nostra storia d'amore. Io ho preso un altro mezzo che vedrete nei prossimi Cinefacts on the Road. Ci saranno ancora. Se ci saranno ancora. Quanta roba altra vedrete su questo canale più avanti. Ah!